Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio sempre della serie di WWE 2K19 e soprattutto sulla carriera del nostro giocatore. Nell'episodio precedente avevamo iniziato, anzi Bray Wyatt aveva iniziato la faida contro di noi, ci aveva dato un match a TLC per combattere noi, non so adesso perché ce l'abbia con noi, ma in ogni caso ci ha appena attaccato. A fine episodio precedente ci aveva attaccato nello spogliatoio. Adesso appunto siamo in un match contro Bray Wyatt durante dentro lo spogliatoio, scusatemi. Quindi andiamo direttamente a vedere se possiamo vincere. Anzi no, dobbiamo portare Bray Wyatt verso il nostro furgone nel parcheggio. Quindi dobbiamo completamente uscire. Beh, io direi di andarci direttamente. Così vediamo cosa possiamo fare. Tanto non ci sono le stelline, ragazzi, quindi è una cosa che devo solo portarglielo. Porta Bray Wyatt verso il furgone. L'ho portato verso il furgone. Vediamo cosa facciamo. Ok. Vediamo cosa succede adesso. Ok, ci ha tirato contro il nostro stesso furgone. Ci ha fatto fare una spallata. Beh, questa credo che sia benzina, appunto, infatti. Vuole bruciarci il furgone, in poche parole. Questa è la sua mossa finale, la Sister Abigail. Ok, ci sta... Beh... Ci ha distrutto il furgone, in poche parole. Ok, quindi ragazzi, vediamo cosa succede la settimana prossima o nell'episodio successivo di Raw, visto che abbiamo perso il furgone. Quindi ha distrutto la nostra casa, in poche parole. Buzz arriving for his match tonight at TLC versus Bray Wyatt. Yeah, I noticed he wasn't driving his van as Bray Wyatt torched it. And that wasn't just any van, it was a gift from his late father. You have to imagine he'll be seeking revenge on Bray Wyatt tonight. Ok, quindi andiamo direttamente al match. Come avete visto, siamo doloranti. Dobbiamo fare il match contro Bray Wyatt a TLC. Beh, spero che sia un TLC match e non sia un match normale. Almeno c'è la possibilità di poter utilizzare tavoli, scale e sedie. Vediamo cosa ci dicono questi tre: Kurt Angle, Finn Balor e Bayley. Iniziamo con Kurt Angle e poi possiamo andare direttamente al match. Vediamo. So che il medico ti ha dato il benestare, ma voglio assicurarmi che tu sia pronto a combattere, sia fisicamente che mentalmente, dopo quello che ti ha fatto Bray Wyatt la settimana scorsa. Niente al mondo mi impedirà di vendicarmi di Bray. Niente di niente. Ok, è questo. L'abbiamo tolto. Finn Balor, cosa ci dici? Ho affrontato Bray Wyatt molte volte in passato, quindi so perfettamente come ti senti. Rispondiamo noi, ha mai dato fuoco a qualcosa a cui tenevi tanto? Lui ci dice no, e mi dispiace davvero che l'abbia fatto. Se posso darti un consiglio, cerca dentro te stesso, lì troverai tutta la violenza di cui hai bisogno. Non credo che sarà difficile, considerato quello che ha fatto. Nemmeno io. In bocca al lupo, allora, ricorda, con Bray Wyatt è meglio essere pronti a tutto. Lo terrò a mente. Vediamo Bayley. Cosa ci dirà Bayley? Ma qui c'è proprio una scena. Volevo dirti che mi spiace per quello che è successo al tuo furgone. So che ci tenevi molto. Apprezzo il pensiero, grazie. Volevi abbracciarmi perché mi vuoi bene o perché hai paura di quello che mi succederà stasera? Più la seconda che la prima. L'unico a doversi preoccupare per stasera è Bray Wyatt. Andrà tutto bene. Io credo che lei non ci creda tanto. Ok, quindi possiamo andare direttamente al match.
Io credo che succederà qualcosa qui. Non si è mai visto questo spogliatoio. Infatti, beh, ci sta arrivando una specie di gas. Sicuramente sarà Bray Wyatt, ovviamente. Siamo svenuti. E questo è Bray Wyatt, ovviamente, sì. Beh, non credo che ti puoi prendere la cintura, perché intanto non è tua al momento. Ah, ci sta portando. Ci sta portando da qualche parte. Vediamo dove ci porta, ragazzi. Cioè, non so dove mi può portare Bray Wyatt adesso. Allora, ci ha portato in una specie di casa, credo che sia la sua casa abbandonata che si è vista in parecchi anni fa a SmackDown, e abbiamo intravisto una figura con la mazza da baseball che credo appunto sia quello mascherato che all'inizio della carriera ci ha assalito, e un'altra col martello che ovviamente è Triple H. Io scelgo soprattutto, ovviamente, la figura con il martello, che è Triple H, da zombie però, come si è visto. Quindi vediamo se cosa succede, se parliamo con lui o c'è un match contro di lui. Stiamo vedendo abbastanza caricamenti, quindi ogni volta è sempre una cosa che sicuramente mi farà vedere una scena. Perfetto, questo è Triple H da zombie, come si può vedere da qui. Ehi, ehi, ehi. Tu subito. Ah, subito sei partito già all'attacco. Aspetta. Il giocatore deve vincere per KO. Aspetta un attimo. Allora, ci sono diverse armi, diverse auto. Io mentre lo tengo a terra, nelle orecchie sentono cicale, grilli e anche gufi e anche delle presenze. Il giocatore dobbiamo vincere per KO, quindi non basta solamente, non serve schienarlo ovviamente perché non siamo su un ring, ma dobbiamo proprio vincere, dobbiamo metterlo proprio KO completamente, non deve potersi rialzare. Ok, allora voglio vedere qui cosa andiamo a trovare. Andiamo a trovare delle auto. Aia, adesso ci farà male. No, ok. Allora, qui c'è un bastone da kendo che lo utilizziamo adesso. Ci sono sempre delle auto, un martello, la sede che abbiamo utilizzato prima. Lì altri martelli e lì una mazza da baseball. Le auto credo che possiamo sempre utilizzarle lanciando la Triple H in ogni caso. Questo, da come si vede, è Triple H zombie, ovviamente. Io vorrei utilizzare un'auto. Voglio vedere cosa possiamo fare con un'auto. Possiamo lanciarlo e basta. Ok. Tanto abbiamo fatto la mossa speciale. La mossa finale Io gliela farei tranquillamente. Vediamo se se la fa. Non se l'è fatta fare, vabbè. Nel mentre nelle orecchie sento persone che gridano, persone che si lamentano, in poche parole. Questa in ogni caso è una genialata che hanno fatto, perché non mi ricordo in quale episodio, in quale capitolo era, forse nel 2008, c'erano gli zombie di Finlay e di Santino Marella. Perfetto. E hanno rimesso almeno un zombie. Da quello che ho capito, credo che sia solo Triple H lo zombie
presente nel roster, ma in ogni caso va bene. Però già questo match così, se poi alla fine si sbloccasse anche come match normale, è una genialata. Ok ragazzi, ci sono quasi, ho aspettato nel fare la mossa speciale perché volevo una mossa, un contrattacco. Abbiamo vinto per KO, abbiamo vinto. C'è qualcuno dietro? Infatti l'altro ovviamente. Allora, Triple H è stato messo KO, l'altro, quello appunto il giocatore mascherato, ci ha colpito da dietro e ci ha portato via. Quindi vediamo come continua questa storia. Non si sta capendo niente di questa storia. È un continuo macello. Ok, qua c'è Bray Wyatt. Ci ha portato da Bray Wyatt, in poche parole. Mi dire che... Ok, infatti. Dai, reagiamo un po'. Ok. Ok, adesso siamo contro Bray Wyatt. Porta Bray Wyatt verso il trattore e poi colpiscilo. Ma ci andiamo subito, guarda. Non voglio prendermi altri danni, Ok. Trattore, appunto, questo. Però da questa parte, presumo. Ok. Allora, alzati e vediamo. Colpiamolo. Ok, l'abbiamo lanciato contro il trattore. Adesso però faremo qualcosa? No? Sempre le prendiamo, dai. Non so perché è sfinito Bray Wyatt. Noi intanto prendiamo un pezzo di legno e lui un bidone. Chi colpirà per primo? Ok. Ok. È finito. Ok, adesso il nostro obiettivo è portare la salute di Bray Wyatt sul giallo. E ci siamo quasi. E poi portalo verso la veranda della baracca. Cioè ci siamo quasi, in poche parole. Però lui se le fa contrattaccare tutte, ovviamente. Ok. Usiamo la casa a questo punto come arma. No, la usa lui. Assiste Abigail contro la casa. Dai, ok, ha vinto, cioè. Non possiamo cercare di poter vincere contro una Sister Abigail fatta contro la casa. In ogni caso aspettiamo che voglia un contrattacco, perché così non posso fare niente. Allora, so che questo episodio può essere un po' noioso, ma io cercherò di mettere anche un po' di musica che possa stare sopra tutto. Come obiettivo abbiamo quello di portare la salute di Bray Wyatt sul rosso. Vediamo se possiamo fargli almeno un po' di male e cercare di fare qualche mossa noi. Ci siamo quasi, perché siamo a metà. Però mi aiuterei con qualche arma. Ok. È tosto Bray Wyatt, È molto tosto. Adesso abbiamo portato la salute di Bray Wyatt sul rosso e adesso dobbiamo portare Bray Wyatt sulla veranda della baracca. Ma non se ne fa fare, quindi tu adesso vieni con me però. E vieni, mi segui tu, non voglio farti un Irish Whip perché intanto non me lo fai fare.
Ok. Vabbè, in ogni caso, facciamo finta che l'abbiamo steso qui a terra lì. Non credo che gli darai fuoco, non credo che sia possibile. Ah, gli bruciamo la casa! Gli bruciamo la casa come lui ha fatto con noi, certo, abbiamo un accendino sempre con noi. Gli abbiamo bruciato la casa, anche noi. Ok, beh, siamo uno pari adesso. Quindi ci aspetta. Abbiamo finito il capitolo numero 10. Quindi ci aspetta il match a TLC. Abbiamo finito tutto? Ok ragazzi, siamo ritornati nel backstage. Qui come vedete c'è Kurt Angle insieme a un medico, da quello che si può vedere. Ci vediamo al prossimo episodio, dove finalmente combatteremo contro Bray Wyatt. Quindi ci vediamo al prossimo episodio.